Ciao Dave, come stai? Bene? Bene, grazie. Sì. Sei un po' agitato? Beh, emozionato, dai. Emozionato per questa nuova Emozionato. puntata di DAZN Talks Mio Serie esordio. B, il tuo esordio Mio esordio ufficiale a DAZN ufficiale. Talks, ma vedrai che ti divertirai anche perché dobbiamo far divertire e soprattutto conoscere meglio i protagonisti di questo campionato, non soltanto Serie A, l'appuntamento del mercoledì, da quest'anno lo ricordiamo anche Serie B e oggi insomma scopriamo una piazza bella calda, neopromossa, però la Serie B la conosce molto molto bene, in Serie A c'è stata anche, e anzi i tifosi del Bari ovviamente sperano di rivederla presto nella massima serie. Conosciamo meglio Mattia Maita, che hai studiato un po' il Sì, un po' sì, un po' personaggio, sì, un po' sì. eh? Amatissimo dalla piazza. Eh sì, lui è tanto tanto amato, ma ci racconterà lui un po' le sensazioni di quest'anno, che poi è cresciuto tantissimo. Ciao Mattia! Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Come stai? Tutto bene, alla grande. Direi proprio di sì, anche perché insomma, queste cinque giornate, protagonista assoluto, come ormai da tanti anni, da quando sei comunque a Bari. E poi possiamo dirlo: cioè, i gol di Khedira sono bellissimi, ma sono belli anche perché poi l'assist lo piazza lì Mattia, eh. Sì, grazie mille per i complimenti. Stiamo vivendo un bel momento e ce lo godiamo tutto. Speriamo che continui fino alla fine, per riuscire a ottenere gli obiettivi, diciamo, della società, della squadra, e continuare così con entusiasmo è quello che ci sta dando tanta forza. Senti Mattia, noi ovviamente vogliamo conoscerti meglio oggi, quindi parleremo sì di campo, ma vogliamo parlare soprattutto di te. Sono arrivate tante domande dai tifosi del Bari, ma anche dai curiosi, ne arriveranno anche adesso durante la nostra diretta. Anzi, vi invitiamo a scrivere tutte le vostre curiosità per Mattia Maita, ma anche per il Bari. Hai una curiosità per lui, Dave? Sì, intanto è amatissimo dalla città di Bari. Abbiamo visto sui social tante, tante domande. Sei un girasud, si può dire. Sì. Nato a Messina, cresciuto nella Regina, tanti anni a Catanzaro. La domanda che può sembrare forse banale, ma è interessante perché sono piazze, come diceva anche Barbara prima, calde. Cosa ha in più Bari, se ha qualcosa in più? Se ti vedi anche come Bari, come punto di arrivo, se è una piazza che dici ok, sono qui come punto di arrivo, se è una piazza che dici ok, sono qui. Bari è una grande piazza, uno stadio incredibile, società fortissima, quindi che ci tiene tanto, no? Io dal primo momento in cui sono arrivato a Bari ho notato subito questa differenza. La società tiene tantissimo anche ai dettagli, no? Sia come presentarsi, sia quando vai a giocare in trasferta. Poi giocare in Serie C col Bari era veramente essere la Juve del girone, no? Perché chiunque veniva a giocare a Bari o andavamo noi in trasferta era una guerra. Quindi credo che la differenza di giocare a Bari sia proprio questa, no? Chiunque ti affronta lo fa dando la vita, dando il massimo. E poi, ripeto, il girone del Sud secondo me è quello più difficile, no? Perché va a giocare in certi ambienti, in certi campi tosti. Quindi penso che sia questa la differenza. Il Bari degli ultimi anni, Dave, ha una storia particolare, no? Una storia di rinascita. E molti dei ragazzi che sono arrivati e che non avevano vissuto anche Bari negli anni precedenti, ovviamente un po' per il Covid, un po' insomma per le categorie in cui il Bari ha giocato, nonostante la risposta spettacolare del pubblico, però hanno vissuto il San Nicola non pieno, come invece è successo nelle ultime giornate, l'ultima giornata dell'anno scorso, ma anche le prime di quest'anno, perché la risposta insomma è stata pazzesca, soprattutto penso a Bari Palermo. Quindi ti chiedo l'emozione alla fine di sentire quello stadio così così pieno. Diciamo che vabbè, l'anno scorso la partita, il giorno della premiazione, così era un'emozione indescrivibile, no? Per me il primo campionato vinto, tutta quella gente allo stadio, la festa, è stato tutto bellissimo. Però credo che quest'anno la partita con il Palermo sia stata veramente, veramente incredibile. 35.000 persone allo stadio non avevo mai visto una roba del genere, no? Poi da calciatore credo che sia la cosa più bella.
che per noi che facciamo questo mestiere, vedere così tanta gente che ti incita, che ti dà la forza, è bellissimo. Dispiace non aver vinto la partita, però abbiamo dato il massimo. Penso che i nostri tifosi in questo momento siano felici di noi. Questo che noi vogliamo dare da qui alla fine, regalare gioia e entusiasmo ad una piazza che vive di calcio. Certo. Mattia, mi rifaccio al parallelismo che hai fatto prima, che mi è piaciuto tantissimo sull'essere un po' la Juve, diciamo così, no? Che le altre squadre venivano a darvi filo da torcere. Quanto vi è servito questo tipo di atteggiamento da parte degli avversari in una Serie B complicata fin da subito, ma che voi siete riusciti a rispondere in un modo pronto? Sembrate una squadra fatta, costruita, per fare un grandissimo campionato di Serie B. Sì, diciamo che in Serie C Convinto, la differenza tra la B e la C è proprio, secondo me, è proprio questa, no? Cioè, il fatto che in C comunque tu eri la squadra da battere in tutto e per tutto, cioè in qualsiasi modo, anche non giocando proprio la partita. Tante certo. volte ci è capitato pure questo, cioè noi andavamo in difficoltà perché andavi in campi dove veramente la palla prima di stopparla dovevi fare 3-4 tocchi. Mentre in B, comunque sì, sei una squadra forte, però anche le altre sono talmente forti e comunque ti affrontano a campo aperto, quindi si esaltano le qualità del singolo, vedi Wall, vedi Khedira che in campo aperto è mostruoso, no? Folo Ruscio, le capacità di Caprile, comunque portiere deve parare, se non subisci tiri è dura dimostrare le qualità, no? Quindi questa è la B, è un campionato spettacolare perché te la giochi contro chiunque a viso aperto. Diciamo che io non ero abituato a tutto ciò, no? Perché comunque in C giocavano tutti dietro, si difendevano, invece adesso è uno spettacolo giocare. Ci si diverte di più, insomma, no? Vabbè, allora facciamo divertire anche i tanti che ci stanno scrivendo. Mattia, iniziamo subito con le domande perché ti ho detto ti dobbiamo conoscere meglio. Ad esempio, c'è Davide che ti scrive, Davide Cassano, ciao Mattia, sei i miei preferiti della squadra. Ti senti pronto per diventare il prossimo capitano? No, lo dicevo anche l'altro giorno in un'intervista, no? Io spero che il nostro capitano Valerio continui a giocare perché per quello che sta facendo vedere in campo ha tutte le qualità fisiche per poter continuare almeno un altro anno, almeno. E poi sta Mirko Antenucci, sta Gigi Frattali. Io sono veramente orgoglioso di far parte, diciamo, di questa catena, no? Di giocatori così importanti, e quando sarà il turno mio aspetterò con tanta voglia di diventare il capitano, quando che sarà. Però ripeto, c'è ancora tanto da aspettare. Vabbè, questo è quello che dici ovviamente a microfoni accesi. Poi magari a microfoni spenti vai da Di Cesare e gli dici: oh, ma quando ti levi? No, 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 Valerio deve continuare a giocare invece, perché ne abbiamo bisogno sia dentro lo spogliatoio che in campo. Sta bene, vero? Sì, benissimo, mamma mia. Inizio campionato incredibile. Manco l'anno scorso giocava così bene, quindi pensa un po'. Che gli è successo? Non lo so, è scattata una molla in testa. Secondo me, quando ti avvicini e stai quasi per smettere, dai tutto te stesso. No, Non la vuole è mollare la fascia da capitano? una condizione incredibile. Altre domande? C'è Nicolò Falchi che ti chiede chi è il tuo idolo e cosa gli ruberesti? Parliamo di giocatori, diciamo, in generale o della mia squadra? No, in generale, ovviamente, il Ah, tuo idolo in assoluto. vabbè, io diciamo che simpatizzo Juve, no? Quindi il mio idolo era Zizou Zidane. Vabbè, è inarrivabile, non c'è niente da poter avvicinarsi. Ecco, però l'eleganza con cui giocava e le giocate che riusciva ad esprimere in campo era qualcosa di sublime, di spettacolare. Quindi Zidane. E che cosa gli ruberesti a Zidane? Tutto. Una cosa in comune, Tutto. Mattia. Il tocco di palla, l'eleganza, il dribbling, faceva anche tanti gol, quindi tutto, tutto. Va bene, prendiamo tutto il Tutto il pacchetto. pacchetto, ovviamente. Mattia, ti stanno chiedendo anche se giochi a FIFA nel tempo libero, se No, sei felice di vedere anche non Dil no, Bari. no, perché ho una bimba piccola e quindi è quasi impossibile, però quando andiamo in ritiro gioco solo a Call of Duty, Warzone. Ok. Mi piace sparare. Senti, invece, siccome noi qui a DAZN siamo molto curiosi sul tema fantacalcio, tu Sì. come sei messo?
Sì, io quest'anno è un disastro. Sono riuscito a prendere un attaccante, quindi è un disastro. Però giochi, ma c'è una squadra di squadra, eh? Sì, sì, infatti calcio noi di squadra stiamo facendo. Penso che la squadra a battere sia quella di Enrico Frattali, troppo forti. Io non sono riuscito a prendere l'attaccante, devo prendere un altro attaccante. Mannaggia. E il Fanta B invece? Perché qua si fa anche quello, eh? Fanta B lo fa Maiello, l'altro giorno ne parlavo, però no io non lo faccio. È davvero nerd, possiamo dire, il Fanta B. Ma è anche bello se Fanta B, io non l'ho mai fatto, quindi non penso soltanto al fantacalcio, diciamo, quello lì classico, della Serie A. Va bene, ma quanto litigate per il fantacalcio poi in spogliatoio? Mamma, si inizia dal martedì fino a quando arriva la sabato e la domenica, iniziano a gufare sui giocatori. Ma chi è il più senza dubbio la coppia di Enrico Frattali sono i più gufi della squadra in maniera proprio clamorosa. Iniziano mi hanno rotto Zaniolo dopo un tempo con la Cremonese, pensa un po'. Dai, però è tornato, eh? Sì, meno male. Meno male, dai, non c'è neanche il rischio che si possa far male con eventualmente con la nazionale, quindi stai tranquillo. Sto tranquillo, sì, l'internazionale lì è un problema. A proposito di Serie B, leggevo sul nostro post su Instagram, Lollo Ragone ci domanda, io mi domando come mai un giocatore come Mattia Maita abbia messo piedi in Serie B solamente a 28 anni e non prima. Vabbè, io ho sempre pensato che se ho fatto tanta C è perché meritavo di fare tanta C. Diciamo che la realtà è questa. In più, al giorno d'oggi, per andare su di categoria devi vincere il campionato. Certo. Questo è quello che ho capito in tutti questi anni in Serie C, perché ci sono un sacco di giocatori forti in Serie C, tantissimi. Soltanto non riescono ad andare su perché magari non riescono a vincere il campionato e tra liste over eccetera si rimane in Serie C. Però ripeto, se ho fatto tanta C è perché ho meritato di fare tanta C. C'è un'altra domanda molto carina, sempre di Nicolo Falchi, che ti chiede di riassumere in poche parole il tuo pre-match, ovvero cosa fai e come vivi il clima pre-partita. Diciamo che sono molto, molto concentrato sulla partita, diciamo, metto le cuffie, musica, e cerco di pensare ai movimenti che devo fare in campo, l'avversario contro cui gioco, se è destro, se è sinistro, se gioca più dentro al campo, se si mette un po' più sulla fascia, le caratteristiche, ecco, questo penso molto alla partita che mi aspetta. Senti, ma riesci a concentrarti nello spogliatoio con la tua musica oppure c'è qualche disturbatore che mette, che ne so, musica a palla? Abbiamo quella lì di squadra che gestisce Derrigo, e poi diciamo io metto le cuffie, dopo un po' le tolgo e iniziamo anche a darci dei consigli tra di noi, no? Come è giusto che sia. Però il disturbatore seriale è Derrigo, senza dubbio. Ma tu hai un rito prima di entrare in campo? Perché insomma molti giocatori sono un po' fissati. Destro, esatto, sì, esatto. Sì, sì. Li vedi tante volte faccio due balzi sulla caviglia destra. dopo tanti anni fa ho avuto un intervento al crociato sinistro, cerco sempre di tenerla un po' in difesa, no? La gamba sinistra, quindi vado due volte sul destro e poi entro in campo. E sei uno di quelli che quando magari entra, magari appoggia prima l'altro piede e dice no, aspetta. Sì, il destro. No, dico però magari se sei lì che stai camminando non ci fai caso, magari metti l'altro per sbaglio, ritorni. No, questo qua non tanto, su questo no, non tanto, però sul fatto di fare due balzi con la gamba destra sempre. Sì, immagino. Una cosa mia mentale. Certo, ma poi giusto anche così, ovviamente è un tuo tratto distintivo. Sì, sì. Allora, penultimo passore intanto scrive Maita, uno di noi, forza Bari sempre. Poi questa è carina, eh? Questa è molto carina, l'avevo vista anche prima. Dai, falla però tu perché passiamo io... a un altro argomento. Certo, è fondamentale direi. Però è molto secca. Fai una top 3 dei tuoi cibi preferiti baresi. Allora... Vabbè, sopra ogni cosa la stracciatella, sopra ogni cosa, cioè senza proprio paragone. Poi panzerotto, benissimo, e poi orecchiette con la braciola, benissimo proprio. Vabbè, ha detto anche piatti... Belli importanti, Qui si sta da Dio, si mangia proprio bene, si vive bene, è una città fantastica.
E poi penso che lo sa benissimo, no? Sì, qualcosina la so, Mattia. Mi ha istruito prima un po', mi ha istruito perché... Anche perché poi hai deciso di vivere anche sul mare, eh? Sei sempre là, sì? No, mi sono spostato a Poggio Franco. Ok. Vicino allo stadio per allenamento e tutto, un po' più semplice. Scusate, ci stiamo facendo un po' di fatti nostri, ok? Va bene, vicino allo stadio, ok? No, ma mi ha istruito prima, mi ha detto, no, c'è questo quartiere bellissimo vicino al mare, molto... un senso molto di pace, quindi immaginavo... No, prima abitavo a Campo Santo, stavo benissimo anche lì, mare di fronte, uno spettacolo. Si sta bene. Lo sappiamo, lo sa anche Dave. Allora, OneX360 ti scrive, chi è il tuo migliore amico all'interno del gruppo? Diciamo che il mio migliore amico l'ho perso, perché era Simone Simeri. Però non è morto, cioè no. È andato in prestito. È andato via in prestito, quindi dovrebbe tornare a fine anno. Esatto, stai facendo il conto alla rovescia. No, poi vabbè, con Kedira c'è un bellissimo rapporto, infatti siamo stati insieme. E poi chi c'è più? Vabbè. Con tutti, diciamo quello un po' più stretto che anche fuori dal campo ci passo tantissimo tempo è Simeri, Simone. Le famiglie, i bambini piccoli insieme, quindi con lui. Sei un portafortuna per che dire, quindi. Sì, vuole, sì, dall'inizio, quando dopo da Verona siamo insieme in camera, anzi, perché no, a Padova siamo andati durante il giorno, da Verona, in stanza insieme, prima tripletta, subito, ho detto no, rientra il martedì qua Mattia, io e te sempre in camera insieme. Quindi ti fanno Simeri, poi litigheranno loro due. No, poi sono fatti loro, i frambombe della giornata sono fatti loro, io no, sono solo da amuleto faccio. Senti, a proposito di Kedira, ma come l'avete presa, insomma, la notizia di questa convocazione? Io per lui sono felicissimo, perché lo conosco dall'anno scorso, dall'inizio dell'anno, abbiamo subito legato, è ragazzo fantastico, umile, semplice, come piace a me, ecco. Quindi... sono contentissimo per lui, se lo merita e spero veramente con tutto il cuore che vada al mondiale, perché è una gioia per lui, per la famiglia che ci tiene tanto, è un'emozione veramente sopra ogni cosa, per ogni giocatore, giocare per la propria nazionale, no? Quindi lo spero con tutto il cuore che vada al mondiale. E tu la nazionale la sogni o no? Ormai per me è passato il tempo, sono un po' vecchiotto, diciamo così, magari qualche anno indietro ci avrei pure pensato. Invece restando su Bari, qui sì. Dionelix dice, poi vabbè, il tuo dialetto è sicuramente bellissimo, altrettanto, però Dionelix dice come sei messo col dialetto? Non benissimo, perché, cioè, tranne le parolacce che è abbastanza... quelle sono le classiche che stai facendo. Però no, pochissimo, non benissimo. Vabbè, ma qualcosina la possiamo dire, eh? Aspetta, fammici pensare bene, perché... andiamo via con qualche detto così, diciamo. No, andiamo via, come si dice in barese? Chamani, giusto? Hai visto? La sa, ecco, la sa, dai, è promosso. C'è un'altra domanda molto bella, di calcio al massimo, ti è mai capitato di avere paura prima di una partita? No, paura no, perché... non andiamo di certo in guerra, ecco, questo è sicuro. Però sai, qualche partita più importante rispetto ad un'altra, sicuro. Ricordo la prima partita, Regina Bari, prima contro seconda, stadio pienissimo. Io ex, quindi sai, bellissima, una partita che non, con così tanta gente allo stadio non avevo mai giocato, quindi un'emozione bellissima. Poi anche Catanzaro Bari l'anno scorso, partita che sentivo abbastanza dentro. Per l'ex? Sì, vabbè, a Catanzaro sono giocato 5 anni, casa mia, ecco. Non è andata a finire per come doveva andare a finire, per vabbè, cose ormai passate, però la porto sempre dentro al cuore, ecco. Hai già affrontato quest'anno qualcuno, diciamo un giocatore che temi particolarmente, oppure... diciamo se l'hai affrontato oppure se lo affronterai, qual è insomma il giocatore, perché te lo stanno chiedendo anche in tanti. Una partita contro il Parma, subito ti trovi davanti e Vasquez, mamma mia, ho detto, questo era, lo guardavo in TV, è un fenomeno, giocatore fantastico, ma
tutto mancino, tocca la palla, dribbling, controllo orientato sempre giusto, col corpo sempre messo bene. Lui era quello che mi faceva sempre un po' di timore, no? Quando prendeva palla era sempre pericoloso. E poi, vabbè, pure col Cagliari, la Padula, quando è entrato Pavoletti, tutta gente che comunque c'ha una carriera dietro alle spalle importante. Quindi, ma è la Serie B è così, sono tutte squadre forti. E anche lo stesso la Mantia con la SPAL, vai a Perugia e l'attaccante Strizzolo ti mette, chiunque ti può mettere in difficoltà, perché sono tutti giocatori forti. Questo è il bello di questa categoria. Insomma, tra Zidane e Vázquez abbiamo un po' capito che giocatore ti piace. Sì, giocatore di qualità sicuro. Il Gigante 92 ci ha scritto: preferisci fare il play davanti alla difesa o la mezzala? No, preferisco fare la mezzala in realtà. Però se devo fare anche play non è un problema, ho sempre dato la disponibilità al mister, ecco, quindi se ce ne fosse la necessità, senza paura, senza nessun problema, anzi, però preferisco fare la mezzala. C'è più fantasia, si inventa di più. No, diciamo che giochi un po' più avanti, ecco, hai meno pensieri nel difendere, quindi è una cosa anche mia un po' mentale, sono un po' più libero in mezzo al campo. Però in momenti d'emergenza ti assicuro che ha giocato in qualsiasi... in questo reparto, in difesa sicuro, in attacco non ricordo, ma credo proprio in attacco no. Però in difesa sì, in difesa qualche partita hai giocato, in situazioni d'emergenza, però emergenza, ma roba di 10 minuti, 15 minuti, così basta, poi basta, però lo si può mettere davvero in qualsiasi reparto. C'era una domanda molto molto carina, questo di Cristian Rocca, sempre sul tuo futuro: pensi che il prossimo anno giocherà in Serie A? Col Bari lo spero di sicuro. Sarebbe, anzi, proprio veramente un sogno. Cioè, 2 anni fa in Serie C, andare in Serie A col Bari, poi immagino cosa potrebbe esplodere in città. Bellissimo. Speriamo di andare su col Bari, però in questo momento pensiamo prima a raggiungere la quota salvezza, poi tutto quello che è dopo se ne parla. E già in Serie B si è praticamente bloccata la città, eh? Sì, bellissimo. Il giorno della premiazione, il giorno della festa, col giro in pullman in tutta la città, per le vie del centro, bellissimo. Vabbè, ma Bari è una piazza talmente importante che quando fai le cose fatte bene si vede, no? Entusiasmo alle stelle. Comunque una partita di Serie B, 35.000 persone col Palermo, non penso che riescano a farle tutti. Quindi non ha bisogno di presentazione. È così. Qui c'è un'altra domanda molto, molto interessante. Qua si parla di futuro, ma VZDG ci dice... va ancora più in là, dice: Mattia, tra tantissimi anni cosa farai quando appenderai gli scarpini al chiodo? Di sicuro non vorrei continuare nel mondo del calcio, che sono, diciamo, abbastanza pieno da quando sono piccolo, che vado in giro sempre in trasferte e tutto il resto, quindi vorrei un attimino, magari per i primi anni, subito dopo appena smetto, magari un attimino di tranquillità e serenità, poi vediamo cosa riserva il futuro, no? E poi c'è sempre quella bellissima professione di fare il papà, no? Mamma mia, è la cosa che mi manca, no? Perché comunque sono andato via da casa che avevo 12 anni, quindi i miei genitori li ho vissuti pochissimo e vorrei essere un padre presente. Quindi ho una bambina di 8 mesi e me la godo in tutto e per tutto. Quindi quando è che sarà, fra 10-15 anni che smetto, vorrei essere presente con lei in tutto e per tutto. Cioè, smetterai più vecchio di Cesare, ci sta dicendo questo. Lo spero. Allora, lui è un obiettivo. Ma dai, bisogna porsi degli obiettivi. Qui c'è Nico 30, questo è un po' di nicchia, questa va spiegata. Come è il tuo rapporto con Vito e Pasquale, che sono i due magazzinieri di Bari, che sono un'istituzione, cioè, sì, a Bari, capito? Prima del Bari ci sono i due magazzinieri. Conosci prima loro. Esatto. Rito di iniziazione. Sono due furbacchioni, sono due persone, sono uno spettacolo. Ci scherzo sempre, ci rido sempre, sia quando arrivo al campo, quando me ne vado in mezzo al campo, quando magari, sai, la Shilky Way in giro e subito sparisce, cioè non puoi lasciare una cosa, magari senti caldo un secondo e poi c'è freddo, subito scompare tutto lì, sono come l'aspirapolvere, tolgono via tutto, però sono uno spettacolo.
Abbiamo ancora qualche minuto, poi sappiamo che ti devi, insomma, andare ad allenare. C'è la parte anche in B, però mica ci si ferma, oh, non si scherza qua. Obiettivo gol di quest'anno, ti chiede Claudio Fiore, anche se non sei uno che segna tantissimo. L'anno scorso, se non sbaglio, 5 gol, però sei uno che si mette tanto a disposizione della squadra. Sì, dai, diciamo che quest'anno col Palermo ho avuto una grande occasione, grandissima occasione col Palermo. In Coppa Italia potevo fare uno o due gol, però come ogni anno sembro maledetto. Quindi spero intanto di andare subito alla casella 1, innanzitutto. Poi vediamo, possiamo passo dopo passo, facciamo così. Per il momento assist, quelli che contano però, eh? Quelli Stanno riuscendo per adesso. meno male. L'assist è un regalo, chiaramente. Altra domanda di Nicolo Falchi che ci chiede: ti è mai capitato di fare un regalo ad un fan? Vabbè, sì, vabbè, la maglia qui quando giochi fuori casa, magari così, sì. No, sì, tante volte. Pantaloncini, magliette, quando sei a fine partita ti avvicini verso i tifosi, sì. Certo. Ma c'è una cosa, la cosa più strana che ti hanno chiesto, perché a volte capita, tipo mi viene in mente la scena di Osimhen che lancia le Dopo Modena, l'anno scorso, ultima partita di Supercoppa, vabbè, stavo andando a prendere il treno in stazione e cioè, proprio, mi hanno proprio quasi strappato di dosso il gilet, quello di rappresentanza. Cioè, proprio tolto, ha detto no, dai qualcosa, ha detto vabbè, dai, prendi il gilet e gli dai il gilet in mano. Cioè, penso sia la cosa più strana che abbia mai fatto da quando gioco a calcio. C'era il rischio che ti portassero direttamente a casa. Esatto, quindi Tutto stavano portando via. Senti, adesso allenamento, poi che fai oggi? Raccontaci un po'. no, allenamento, poi torno a casa e passo del tempo con mia figlia. Poi non so cosa mi aspetta pomeriggio. Weekend libero, che è una bellissima sensazione, perché noi lo sappiamo, manca un sacco la Serie A, voi la Serie B, però insomma, che cosa si fa nei weekend liberi? Allora, andiamo verso Monopoli, sul mare, anche lì benissimo. Posti spettacolari. O se no, non so ancora. Mi devo organizzare. A casa di sicuro non vado giù in Sicilia, troppo lungo. Quindi penso qualcosa qui vicino. Beh, mare in Puglia, hai detto niente, insomma, Carta vincente, tanta non puoi invidia. sbagliare. Mattia, grazie per essere stato con noi, ti auguro un buon lavoro e un grande in bocca al lupo. Ciao, ciao ragazzi, grazie, Ciao, ciao ciao. grazie E allora, abbiamo portato a casa tante curiosità, mille. tante Tantissime. domande. Ti sei tolto tutte le Sì, curiosità che avevi? Eh? poi un giocatore amatissimo, si percepisce proprio questo Sì, amore sì, sì, sì. che ha per Bari ed è veramente, veramente bello. Allora, noi ci fermiamo, però ovviamente ci prendiamo anche noi questo weekend di pausa, però la nostra app non fa mai pausa, se non Assolutamente. l'avete visto, vi consigliamo di andare a vedere Toronto Little Italy, che è un bellissimo viaggio tra l'Italia A a Toronto. Toronto. È uscita la nuova puntata di Lost in the Weekend, e anche quella non perdetevela, però ci saranno continuamente aggiornamenti, non soltanto sul calcio, ma su tutti gli sport che ci piace seguire. E poi l'appuntamento con DAZN Talks torna mercoledì prossimo con la A, poi giovedì con la B, e poi tanti appuntamenti ovviamente per la Serie A. Basta aprire l'app e accorgersi che c'è tantissime cose da Tanta vedere. roba, tanta roba. Grazie Dave, Grazie a te. grazie a voi.